Buongiorno, buonasera, siamo sempre noi Zaganelle Mentali con la Z maiuscola e tutto attaccato. Allora, Ah, sono io, sì. E Violanda, io e la sono persona che mi sta Sole. accanto virtualmente è... Ah, un po' mi virtualmente... tira una testata virtuale. virtuale, esatto. Sole. È Sole e siamo tornati con un gioco importante che, Mamma diciamo, mia. abbiamo amato. Io almeno personalmente ho amato anche i primi, God of War. Allora, che lato Esatto. questo gioco ci sta giocando Sole? Sì, Quindi io ragazzi, direi lo muovo di... io, lo muovo io. Esatto! Comunque, l'ultima Pazzo! volta la Violanda non c'era, adesso c'è Sì. e quindi Oggi siamo ci tutti più sono. felici. Esatto, sì, che per un problemino, insomma, è Un stato dovuto rifare problemino, poi, però... sì, l'avevo già Non fa spiegato niente, tranquillamente. insomma, però adesso siamo sempre qui insieme e siamo Con pronti a una statua continuare del God of bambino War. morto lì per Sì, terra infatti, insieme a... esatto, casa, ma Sì! che paura! Il Ma Kratos e quello è il bambino, sono inquietantissimi. Quello no, vale tipo... non è Kratos. Questo davanti secondo me è Kratos, perché è una barba quella. Capito? Ah, Vedi oh che è mio pelato con la Dio! barba, con l'ascia in Ah, ma perché mano. sono di legno, sono Eh di legno. sì, sono delle statue di legno, solo che è molto Oh! inquietante. Oh mio Dio, va bene, d'accordo. Quindi continuiamo, insomma, God Perfetto. of War e vediamo un po'. No. Oh. Io spero che Persole Io non mi ricordo più un tasto. avviato il cronometro, perché sennò... Ma è certo, ti pare? Vabbè. No, perché allora, ragazzi, dovete capire che Sole è un po' rincoglionita in questo periodo. Grazie, in questo Gravemente periodo. anche. Si scorda le cose, quindi Sì, insomma è come peccato che avere una stavolta nonna. non l'ho scordato e sei stata tu ad aver fatto la gaffe, quindi... No, 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 io non faccio mai gaffe in realtà. Era stato voluto proprio Ma questa come cosa. no? Come Certo. no? Come quella volta che hai mangiato la torta della nonna e non l'hai detto alla Certo. nonna. E non l'ho detto Allora, alla il bambino nonna. si è appena suicidato comunque. Ah, è vero, ci C'è del stava la verde. Befana lì. Ok, sì, qua c'era la strega che urlava. Poi io, Dio, ma io non ci vado dalla strega. Ma è quella Cos'è? cosa laggiù? Zumba, zumba, Zumba yeah. Ma zumba guardate yeah, com'è zumba bello yeah. questo pavimento, Beh, insomma, incredibile. se alzi la visuale. Sai quella roba sul ponte? Oh, comunque canta meglio di me, Andiamo verso quel canto eh. Tutto pauroso. ciò. Guarda, c'ha ragione il bambino, ma non ci andiamo verso il canto pauroso. Poi guarda sto coso, questo sicuro risuscita. Dai a un cazzotto. Ah, no, guardate, mi sono sbagliata. Ma dove sta? Pure ucciso il teschietto. Ma Non mi che sono spaventata, è? È non... più. Dove sta? Ma che fa? Vai, chi è il ragazzino? Chi è il Oddio! ragazzino? Bimbo! Direi preciso. Spara ie. Ah, a scattottoni ci Eh sì, pare. perché mi scordo i tasti, figurati. Metti il coso, metti Col scudo? no, no, Ah no, mettila di sobria. l'avevo messo. Scompare No, ti perché lei se compare ne va. perché... Beh, lei quando no, no. scappa... boh, è qui. Tirala con le frecce, bravo. Dannata. Fagli prima le frecce. Ah, brava. E tiragli l'ascia, l'arco, cazzo. Lascia. Ragazzi, non è Pollon. proprio così. È perché... Uccidila, Perché ragazza, te lancia la porca. lascia? Con Disponibile. Prima l'ho L2 per fatto. mirare. Ah, sì, giusto. Vai. Mamma, bello. Di solo che non l'ho Ma... presa. Sì, riprendi l'ascia. Ok, sì, con triangolo. Ritira. Vai, vai. Dai, e mori. La Madonna. megera. Hai ferito il Schifo. ragazzino. Mi sa che l'ho ammazzata. Una rediviva. Non pensavo di vederla da vicino. Rediviva? No, infatti. Bestiario aggiornato. Oh, scusate, ma sono curiosa. Rediviva, veleno. Che cazzo è, Maronna La mia. mamma una La volta mi mamma, disse. no.
Vatsu gli disse che le redi vive ottennero il loro potere dando in cambio parti delle loro anime per la magia Seior. Seior. Col tempo persero tutta la loro umanità e divennero redi vive. Possono scomparire in un istante, queste redi vive sono in grado di spargere veleno col loro tocco, il loro respiro. Che schifo. Beh, Bene. quindi questo ci dice di, insomma, di starci un po' lontano, ecco. Sì, stiamo un po' attenti. Ma qual è lo scopo? Cioè, che cosa dobbiamo fare? E boh, l'abbiamo ammazzata, penso dobbiamo solo andare avanti. Anche se effettivamente Comunque, qua ragazzi, sembra un io... tunnel là sopra. No, non... Lì c'è Ma non lo qualcosa. so. Comunque, ragazzi, io noterei anche proprio la bellezza in questo gioco. È Ci veramente muoviamo. dettagliato, la Guarda grafica, qua, guarda proprio. che bello. Guarda che bello. Poi qua sotto che c'è sta? Dell'altro. Però non ho voglia di Comunque, cadereci. veramente bello, cioè nel senso... Wow. Paolo, che Le cos'è? bolle che escono da schifo. No, no, non ci voglio andare là sotto. Anche se mi sa che ci farà andare comunque. No, guarda sopra. Sì, no, lo so, non vado. Continuo a non capire Beh, perché il quell'uomo ti bambino. ha aggredito a Va casa. bene. Te l'ho detto, ragazzo, non ne so niente. Sì, come no, come no. Ah, già, Kratos. perché qua il pazzoide c'ha... Guarda lassù! Dovremmo tornare Che? lassù. Ma come? Seguimi. Seguimi, in qualche modo ci Seguimi, riusciremo. che Serena sa la via. Mi ricordo manco come si salta. Salta, Ma con X, Kratos. dai. No, era cerchio. Dio Ciao. mio. Vedi, pure io tranquilla a cliccare X come una scema. Lui non può più usarlo. C'ha Noi sì. ragione. C'ha ragione, Allora, dovete però. capire che questo è il classico fidanzato di Serena. Mamma mia, ma quanto bello. Cioè, Attenzione! oh mio Dio. Cioè, tu voi date un uomo barbuto e pelato, Serena è contenta. Tipo Soprattutto l'omino muscoloso, però. Michelin con la barba, eh? Sì, però muscoloso, cioè, guarda che, cioè, Muscoloso. non è bello lui, non lo so, cioè. Poi questa sottospecie di... non so... Pellicciotto Ma non molto lo so, questo tintarella un po' presa così. bianco cadaverico, dici? Piangono con questa linea rossa, Guardate quella è tinta, capito? Malpresa, capito? Non so se si può dire malpresa. No, però vabbè, Come uguale. no, malpresa si può dire. Boh, non l'avevo mai sentito. Non ne ho idea, vabbè, in caso mi sono inventata una nuova parola. L'ho ghiacciato. Perciò. Vai bimbo, sei tutti noi. E Mamma mia, sei tutti noi. se ero io a combattere lanciavo sempre questa scialla sempre, ma proprio non mi facevo manco toccare questo, che schifo. Ma se io lancio l'ascia al bambino. No, l'hai già provato. Ho già provato, eh? Sappiate che è passato un pochettino di tempo da quando ci ho giocato l'ultima volta, quindi se vedete che sto giocando di me, beh, per quello. No, è perché Allora. proprio perché solo è negata. No, no, bella mia. Come cazzo si saltava? Così. Tondo. Sempre Tondo. Si cotondo. dice cerchietto. Ah. Cerchio. Cerchietto, non si può sentire cerchio. Allora, Cavolo. La Madonna. droga. La testata come C'è davvero molto sempre, da vedere. argento. 304 d'argento, ammazzo. Siamo ricchi. Mazza, mi bagassero così. Ah, ma sicuro è più ricco di me questo, sicuro. Ragazzo, di qua. Sì. Dove? Ma no. Che cos'è? Ho già visto questa lingua. Una lingua. Che Lingua? schifo, non toccarla. Ah, no, è Ah, una no, no, è una pergamena. pergamena. Io te Lingua. lingua, ma come lì? Io pensavo avesse tagliato la lingua a qualche mucca, ma che ne so. Ok. E Allora, mo dove devi andare? secondo me dobbiamo rompere sta porta. No. No, non penso. Avvicinati solo e basta, vedi Attestata? un po'. No, Guarda non quello. c'è bisogno di essere violenti. Il suo nome è Beh, Rubik. pensavo che in questo Mamma me ne parla. gioco. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che Abbiamo fosse una grande un battaglia. binocolo. Vedo Odino, Thor, perfino il Rune. serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Ah. Lungnir lo schiacciò. Che idiota. Mi sa che qua non si parla di Thor, ma sì, no, sì, sarà Thor. Eh sì, quello è Thor, sì. Quello è il martello di Perché quello è Thor. Marta. No, per un attimo ho pensato che in realtà fosse uno scritto su di Kratos. Ah.
Che mi sono detta magari martello Kratos. Quello c'era prima? Sì. Sono cercata io? Come al solito. Allora, qui c'è un bonde. E lì c'è una strada. Ok. Qui c'è una scritta. E qui ci sarà palesemente un'arena con dei cattivi. Che cos'è quello? No, non toccare, stai lontano. CRN. Ora, so perfettamente che non sono CRN, ma questa maschera l'ho già vista. È sigillata. Magia runica. Trova i tre sigilli e risolvili per sbloccare. Ah, come faccio a prenderli? Così? Ora ne mancano due. Sì, capirai. Ok. Capirai, io non ci vedo. Io non ci vedo, io sono ciecata. Bene, perfetto. Quando è chi... Ragazzi, non vedremo mai i sigilli. Oh, guarda, ce n'è uno là. Non vedremo mai i sigilli. Oh, guarda, è lì giù. Da un po' più in alto. Vai. Dove? Dove? Ma devi far scendere dove? Questi ponti, non ho capito che devi fare. Sì, devo trovare le rune. Ah. Sì, aspetta, prima dei ponti ora volevo trovare le rune. Però forse prima. No, Sere, torna di là allora. Torna sopra. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Capito? Se incontriamo degli uomini. Serena, dove vai? Ma la visuale, signora. Sto guardando fuori, ragazzo. No, fai scendere prima l'altro, se no non passi. Aspetta, ma aspetta, da qui no. No, devi salire perché da lì si vedeva tutte, entrambi, vedi? Vai, ecco. Eccola la runa, sta fanculo laggiù, voglio prenderla. Ma prima... Serena, passa il ponte, vai là e poi aspetta, lo è una sfida contro me stessa, voglio prenderla. Ciao. Ragazzi, qui saremo fino alla morte. No, allora, perché hai visto che io l'ho lanciata fino a laggiù e si è piegata, no? Ok, allora è proprio... Non ti ci fa arrivare. Perché... essendo molto lontano, il... Vedi che si piega? Pensavo che lanciandolo... fammi parlare. Pensavo che lanciandolo... dovevo lanciarlo più in alto in modo tale che non faceva quella piega. E invece andava in un altro modo. Quindi era proprio un modo per dire scavalca. Ma la stai lanciando in modo diverso da prima, la lancia. La lascia, insomma, quello che è. Capito? Mi sa che ci stanno pure dei mostri. Sì, probabilmente là. Oh, e non lo poteva fare proprio. C'è tutto sto casino per prendere sto sacchetto. Ma rubate tutto. La mela, che è? La mela. Mela di Idun. Idun. Ha raccolto una delle tre mele di Idun necessarie per aumentare la vita della massima. Se capirai. Siamo freschi, vai. Ma quindi quella è una D. No. Vabbè, me la vedo. Le mele sono un cibo per vedere i petroli. 9 mele, 9 in forzese girate della magia sparse per il mondo. Raccogliene 3 per aumentare la vita al massimo. E le altre 6 non ho più che servono. Me le mangiamo. Lì c'è qualcosa. Comunque anche la luce è spettacolare comunque veramente. Beh. Che ne so, non capisco. Se l'ha bloccato. No, oddio. No, se le cose con il ghiaccio. A cazzotti. Sì, hai ragione. Vai, cazzotti, mate, sdraio, maronna. E le tre? No. Cos'hai fatto? Grato col ciclo. Sta Befana. Befana, seccamo. Ma questo non è Befana. No, però seccamo quale è Befana. No, finita la magia. Ma malitato, mamma. No, lui ha fatto la puzzetta. Oddio. Schiva! Non so come si schiva, ma schiva! Bambino, spara! Non sono pronto. Pronto. Ma cosa te ne è pronta? Si vede? No, basta prima la Befana, sennò è un trauma quella. Ho capito, ma la Befana viene di notte con le scarpe rotte. Lei proprio ha vinto perché non ce l'ha. Oddio. L'ho ucciso praticamente prendendolo
Non so, entrando di tipo dentro, credo. Oh, bambino, ti prego, uccidila tu, la prega. Lo so. Uccidila. Pigliala. Bello. Olè. Presa. L'avevo detto che lascia e... ma prima l'ho fatta e lei la schivava, cioè, dopo. Però sì, effettivamente perché si era bloccata qua dietro e non poteva muoversi. No, perché penso che tu prima devi tirare le frecce, perché lei così si distrae col bambino e poi tu devi colpirla, capito? Perché voi tu devi calcola che stai con lui, capito? Cioè siete in coppia, capito? Quindi hai dovevo capito? Prima un po' stordirla col bambino, esatto. Questo stai dicendo. Sì. Ok. Com'era il fermatempo qua, non mi ricordo. Il ferma, no, non credo che c'è il fermatempo. Ho lì tipo... no, va un po' più giù, se no... lo so, ho notato. Ok. Vai giù. Lascia... Ok, lascia lì però. Anzi, no, se adesso la riprende credo... sì, infatti. Meglio, io faccio la lascio là. No, no, ho pensato una cosa molto... Tutti sciocca. Questi morti, credi che sia sicuro? Credi che sia sicuro qui? Che fai? Ripeti le domande del bambino, Kratos? Che problemi hai tanto che hai risposto? Acciaio di svolgimento morbido. Bellissimo. È una cosa che uso tutti i giorni. Io l'avevo proprio letto acciaio, pensa un po'. Ognuno ha i suoi problemi. Mamma. 282, mamma. Oddio. Ma questi scheletrini, chi se li ha mangiati? Oh, sì. Una volta era, non era tieni premuto, una volta era clicca ripetutamente cos'è? Finché non ti si rompe il pollice. Ora! Sono El Walker. Sono intatti, guardate. Qualcuno accenda i fuochi. Sigmund, mamma mia, se ve taglio tutti le gole, guarda. Tutti questi giorni senza carne. Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne. Quello aveva una mano stampata in faccia. Questa battaglia è solo mia. Bello, come Yurukaio. Cercate un'apertura! Sì, però magari se mi dai un target, grazie. È un uomo solo! Non è più un uomo. È una belva. Non lo è mai stato. No, se l'hai spiegato questa cosa... ma calcola che l'ho fatto per sbaglio, però vabbè, dai. Ok, grazie, Kratos. C'è la freccetta, non so che ti dice. Sì, ce l'hai uno... Che cazzo è? Ma è tipo non morto. Sì, mi sa che sì. Sento qualcosa. Okay. A posto. Sì, ma senza vomitare, mi raccomando. Sì, guarda questo, si è messo contro... Il bimbo! Oh, Atreus! Oddio, è morto. Il e poi Atreus non era pure quello del... la storia infinita. Sì, l'ha ammazzato, oggi dai, l'ha ammazzato. Sì. No, aspetta, non si chiamava Atreus. Sì, era Atreus. Oddio, è morto ragazzino. È morto. No, no, era solo traumatizzato. Oddio, amore. Poverino. Pagherei oro per avere quelle frecce. Comunque. Chiudi il cuore al dolore. Andiamo, ci aspetta un lungo viaggio. Guarda, è ancora vivo, non ti preoccupare bambino, non l'hai ucciso. Oh no, se li pigliano. Poverino, mi dà molta tristezza questo bambino. Aspetta. Beh, non era riuscito del tutto a uccidere un cervo. Vabbè, un uomo è un'altra cosa. Sì, ricordiamo anche che lui ha perso insomma la mamma, quindi insomma comunque è comunque un trauma e insomma diciamo anche il fatto basta.
questa mossa non mi è nuova di Kratos. Mi sa che è una mossa di quelle vecchie, dici. Vecchie, sì. Ti giuro che questa cosa non mi è nuova. È probabile. Dove per forza andare? Vabbè. Altri? No. Insomma, come stavo dicendo, il lui mi piace molto, Atreus. Risorti. È finita. Voglio andare via. Allora concentrati. Beh, poverino, mamma mia. Dobbiamo, è stato proprio il suo primo a essere... che ha ammazzato, quindi insomma... Beh, comunque sì. Traumatico, no? Poi, insomma, anche fare queste... Anche se poi uno, insomma, lui era obbligato ad ammazzarlo, perché sennò l'altro ammazzava lui, però, insomma, la sempre, no, qualcosa di... al limite, no? Eccessivo, ecco, ammazzare un'altra persona. Poi per un bambino, no? Cala la catena. Vabbè, però comunque è un bambino... di un altro tempo. Cioè, il bambino da oggi non avrebbe avuto la sua reazione. Penso che se sarebbe... avrebbe urlato come un pazzo. Vabbè, ma loro stanno anche in un'altra vita, cioè una vita proprio estrema, capirli? Sì, sì, no, infatti la mia era il paragone con un bambino di oggi. Succedesse una cosa simile, penso che urlerebbe senza mai... Vabbè, ma in teoria non è una cosa sana, eh. Ho capito, Fio, però muoviti, dai, cioè, dai. Atreus, la catena. Non traumatizzato. Ok. Poverino. Hanno un po' sbagliato il tono. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Questa pelata di... sì, bellissima. Ma perché altro mi chiedo, no? Grande e grosso come lui, ha ucciso gli incredibili dei e non sa salire quello e gli deve... Atreus gli deve lanciare una corda. Cioè... Ma che ne so. Secondo te no, vabbè, oggetto... scusa, l'hai visto? Che era? Girati. Ah, no, pensavo fosse un bug. Ma che è la... Guarda, spada? La spada. Mi è sa un bug. Che è un bug, sai? E sta volando. Wow, raga. No, no, forse no. No, no, per terra. Sta volando. Fidati che sta volando. Dici? Vabbè, non fa niente. Non lo so, in realtà. Sai, vedi sta che volando. Sta... Allora, non so se riesco a farvelo vedere, però vedi che sta trafiggendo la gamba, no, di Kratos. Ah, allora si sta volando. Benissimo, ragazzi, io credo che solo io e solo riusciamo a vedere questi bug in questi giochi, cioè. Sì, va bene, cioè, non si sarebbe notato, un piccolo bughino, niente di che. Però no, certo. Ci sta, dai. Non sarà mai come le moto. Dai, Atreus, su, riprenditi, era solo un mezzo morto. Eh? Non sarà mai come le Motored. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. Kratos, vai. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Ho sentito un doggo. Quel gioco lo dovevano chiamare Remotored The Bug. No, comunque quello più buggoso forse non è stato Remotered, ma quello della nave. Ah, no, sei sceso. No, infatti stavo cercando di capire questo da dove viene. Ah, in caso se cadi, ok. Ma quello sulla nave, sì, ragazzi, che è veramente wow. Ti ricordi il nome? Ne parleremo. Ne parleremo all'infinito, io Serena, di questo gioco come il gioco più brutto che faranno e che... No, che forse che faranno no, ma che abbiamo fatto. E veramente ci sarà
Sarà molto difficile, capito, superare una bruttezza del genere. Mamma mia, ci dobbiamo proprio impegnare, senso. Capito? No, ha bisogno di una mano. Che sta facendo l'animale? Il cavallo non vuole... Cavallo. E non vuole attaccare. Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Dagli una carezza. Di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Quali alberi, poi? Quelli. Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Quello che cosa rosso? Col tronco bianco, ha detto. Vabbè, lanciala. Che cos'è? Qualcosa di invisibile. Oh. Avevi ragione. Oddio, che carino. Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Cioè, ti sembro una donna, scusami. Cioè. Che ne so. Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla. Sì, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Te sta bene. In modo speciale, o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Ma che cazzo? Che ne dici? Lui tipo, va bene. Ma tutto io bene. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Vabbè, perché non si vedeva da laggiù. No, perché era arrivata a se prima stesso. Che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. Non gli credo tantissimo, però effettivamente ha le sembianze di un uomo che potrebbe sistemare la mia ascia. E dov'è l'altra metà del È un nano. Oh, ce l'ha il mio stupido figlio. Ma a me è rimasto il talento. Oddio, che carina. Io amo quel coso. Cioè, lui indietro. Così a caso ha incontrato il tizio che gli ha fatto quell'arma. Va bene. Ah, nano, ok. Nano, fabbrica, richiamare menu. Va bene. Bork, ti dà una risposta rara. Risorsa. Fiamma ghiacciata. Brock. Leviatano. Per potenziare. Livello forza, ok. L3. Beh, toccherà un po' a capire qua, insomma. Vedi, la forza te l'aumenta di 20 se la potenzi. Runico, difesa, vitalità, fortuna, ricarica o forza? Può essere ridotto con ricarica. Ok. Va bene. Madonna mia, quanta roba. Potenzio di gioco erano... Forse dovremmo vederlo... una volta, insomma, capito meglio, perché credo che la vedo molto lunga questa cosa. Però comunque la devo fare. Ok. Armatura a busto. Oddio, che brutta. Allora, questa è orripilante. Sì, ma ti fa la difesa e l'altro difesa è forza, quindi forse è meglio così. Questo sorriso è un'arma vincente. Ma perché? Ok, vai indietro. Equipaggia, ecco. Vai indietro. Metti anche l'arma tua. No, a tuo figlio. Non essere tirchio, dai. Giovanotto. Ah, no, niente, non si può fare. Bambino scemo. Hai in mente qualcos'altro? Atreus, chiedi troppi soldi, cioè. Sì, niente, neanche questo. Armatura busto. E qual è? Non so, ma non è di prima qualità. Marte, durerà un giorno. In pelle di cinghiale, buono.
Va bene così. Non guardare. È il cinghiale che fino a fatto. Amici che si nascondevano tra gli alberi. Secondo te? Dacci dentro con quell'ascia. No, povero cinghialone. Oddio! Ma così, ma signore, ma si riprenda. Mamma mia, questo è un giorno che Serena non si lava, ragazzi. Scusami. Così dietro. Ma che schifo. Esatto. Aia, aia. Ha detto una merda? Sì, ho pensato una merda, ma che ne so. C'è la dice. Merda, diglielo. Mamma, quanto gli ho dato. Tutto scudo mo poteva. Era. Ma non so, magari lo puoi. Oddio. Voilà! Che bellezza! Magari lo puoi potenziare, sai, lo scudo, però non lo so. Però non mi è ancora uscito, quindi penso più avanti. Ah. Vabbè, io porta, cioè, direi di evitare di, diciamo, di soffermarsi troppo su potenziamenti, ecco. Sì, probabilmente. Cioè, quelli facciamo. Secondo me vanno. Allora, abbiamo due strade, come diceva il tizio blu. Anzi, sono più di due. Credo sarà uguale, no? No. No, no, ci stanno un botto di strade in realtà. Che ne so, vadi. Quindi... vadi. Guarda allora, di qua. La mappa. C'è una strada. La mappa. Magari ti dice dove di andare. Chi sei tu? Quale sei? Negozio. Questo è vai il viaggio. Poi qua giù. Camera nascosta è quello da dove veniamo. E quindi devi andare. Devi girare. Cioè, noi devi girare alla tua sinistra. Quando esci. Esci dalla mappa? Alla tua sinistra devi girare. Di là? Sì. Perché non c'è una freccia che ti dice. No, vedi, c'è la freccia. Ah, c'è la freccia. Sì, vedi. Allora aspetta. Qua? Sì. Ok, sì. Non lo so però, aspetta. È qui in teoria. Sì. È qui. Vedi un po'. Che sia questo. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi grazie al cazzo? No, se riesce a stare il coso, l'ho visto, sta là. Sì, l'ho notato. Iolo passa? Non ho tutto il giorno. No, bloccalo se riesce a stare il coso là. Già. Allora. Ehi, occhi aperti laggiù. Quel posto può vabbè, fatti i cazzi tuoi. Allora. Ah, questo è per uscire, immagino. Mm. Ok. Ecco, vedi, la strada è giusta. C'è scritto procedi verso la montagna. Che bello. Belli, voglio assolutamente disegnarli tutti. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Che questo è giallo? Di qua. Ma se lo riprendo si richiude? No. Ma non ci passi, madonna mia. Beh, siamo in Dark Souls. Ok. L'abbiamo anche complicato, lo vedo. Sembra invitante. Ok. Ok. Ok, ho capito. Torna di nuovo giù. Sì, un attimo, solo. Allora, bene. Aspettami. No, torna indietro, salta. Fondo, vai. Aspetta, voglio vedere se lo schiaccia. Certo che lo schiaccia. Oddio, togliti però te. Carini. Comunque puoi schivare, credo, Cioè, la trovata si è schivata. Complimenti. Vabbè. Dalla fretta mi sono scordata. Allora, vabbè, andremo a cazzottoni. No, credo. Vabbè, che cacchio, eh. Yeah. Non posso lasciare il bimbo qui. Così. Dai un po'. Mamma mia.
questi cazzottamenti. Allora. Ok, bella. Oddio. Io sì, così non li posso. Ciao ancora. Vabbè, vai là a cazzotti se. Oh sì, oddio. Aia. Questo è grosso. Non vi perdete, è già morto. Già morto. Ma che cosa? Ma che è successo? L'hai visto, eh? Non ero io. L'ha fatto lui. Ah, perché lo devi portare tu. Sì. Sì, gli serve un muro, solo che non è ben. Vabbè, l'hai incazzato di non sono. Ok. No. Oddio. Oh, capito. Ora? Allora. Oddio. No. Cazzo. No. Perfettamente lancia. Sì, ma Marta. Prima non era andato così veloce, dai. No, perché se tu. No, perché se tu vedi fa lo scatto alla fine, capito? Quindi va di botto. Va di botto alla fine. Sì. Allora, ho capito. Sperando che mo non rispuntino tutti e 10.000 i tizi. No, non penso, dai. Come sì? Dici? No, forse alza un po' di più, un po' anda più, no. No. Ma che serve quello? Un altro, quindi non è solo la porta. Oddio. Ok. Fermalo, vai. Ecco. Brava. Perché ok, sembrava strano, troppo vicino era. Ora dobbiamo solo riprenderlo e rilanciarlo. E rilanci. Vai a riprendere. Vai, lancia. No. Sì, dai, no. Ora. Okay. E il bambino? Oh mio Dio, oh mio Dio, vabbè, il bambino più sculato del mondo. Ricordati che la sfiga ce l'abbiamo solo noi, ricordati. Come si salva? Credo si salvi da solo. Ah, no, no, no. Potrebbe essere prezioso. No, non lo so, forse da... No, abbiamo salvato l'altra volta, non mi ricordo. Ah, sì, tipo... Ma chi se ne frega degli incantesimi? Non mi interessano adesso gli incantesimi! Oh mio Dio! No, dai, ma che davvero? Ma poi devi fare quello che c'è scritto pure. Non ma cagare. Che ne so, oddio, oddio. Allora. Oddio. Piano, con calma, con garbo. Ah, forse era di qua. Ah, ecco. No? Fai opzioni con triangolo, prova. Ah, ecco. Scusate, ma intanto io salvo. Perfetto. Ok. E che qua, cosa ne voglio più rifare? Vai. La vedi che che spallata che dà a lui così. Mamma mia. Mi devi far salire anche tu così nei muri. Mo spiegami perché dovrei farti salire su un muro. Non lo so, per la gioia, per il brivido. Alto l'alzo, Tore. Vorrei che mamma la vedesse. Oh, mamma mia, una carezza, tagliala. Non tu sei freddo. Vabbè, ma Kratos così è sempre stato un po' freddino. No, poi alla fine non abbiamo detto niente dei primi due. Io non voglio dire niente perché non so il terzo come si svolgerà. Quindi io non so niente neanche di questo figlio, capito? Quindi il primo no, secondo in realtà... io non so niente. Poi alla fine dirò qualcosa. Alla fine diremo. Cioè, io probabilmente non ho fatto nemmeno il terzo, ne ho fatto un altro ancora in cui Kratos perdeva i suoi amati doppie asce. Io fino a là sono arrivata. Che me sa che è il terzo, però non ne sono sicura. No, non è il secondo. No, boom, mi ricordo. No, no, non aveva già l'accetta. Cosa dice? In due, in tre o no, guarda siamo. Che non c'aveva l'ascia Kratos. No, aveva le doppie... C'aveva i due pugnali, c'aveva, no? Sì, 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 no, i pugnali, le doppie spade, quello che erano, con spade esatto, corte. Sì. Ok, in tutto ciò non ho capito che ha detto il bambino. Non ho sentito. Bene. Il bello è che il bambino sembra non che quegli anelli debbano girare. Ok. Ah, devi girare gli anelli, ok. Come?
No, girati un po', non vedo niente. Ok, ho capito. Ah, penso con il meccanismo. Devono... Allora, lì vedo un meccanismo. Prova un po'. No. No, forse ci sarà qualcosa per farlo girare, dai. Come fa a girare se no? Ecco, una cosa che vi potrà servire, ragazzi, è il fatto di guardarvi sempre in giro. Ok. Stanno girando. Torna giù. Ah, ho sì. Capito. Ah, sì, sì. Ok. No. Ovviamente. No. Ah, no, pensavo fosse in volo. Sì, vabbè. No. Perché poi non c'è solo questo, ce ne sono altri. Sì. Alza, no, alzalo un po', Sere, così non becchi mai. Alzalo un po', vai su, Sere. Vai più su. Aspetta. Non ho perso il tempo, aspetta, perché lo devo lanciare leggermente prima di quando arriva il coso. E là. Ok, è là che mi fermo. No, aspetta, no, credo che sia una combinazione, Sere. Ah, aspetta un attimo, forse dovranno girare insieme. Vedi che sono dei simboli, che forse devi unire i simboli, forse. Però prima di fare quello, fallo per ultimo, che sono due simboli. Fai prima il centro. Così. Allora, il centro... No, fai proprio quello al centro, quello che capita. Adesso... No. Che palle, vabbè. Perché... Allora, pensavo che girassero leggermente insieme a sti cosi, invece quelli rimangono fermi. Quindi, no, vai Kratos. O forse la direzione è anche giusta, in realtà. Non lo so. Allora, è un pochettino difficilino. Però ce la possiamo fare. Ma... Allora, sono io rincoglionita, perché lì non ci vuole... No, vedi che un pochetto si muove. All'interno che? L'ingranaggio leggermente si sposta, secondo me. No, però dai, l'avevo fatto. Ma forse vabbè, scendere. Insomma, come dicevo prima diciamo, scendo forse pure. Insomma, che insomma, sì, io non voglio dire nulla su Kratos. Ecco, vedi? Ok, ho capito. Aspetta. Sì, è come dico io, li devo far girare insieme. Però vai a capire qual è. Non sembra ancora niente. No, è l'altra parte. È dall'altra parte. Allora, ragazzuoli, ce la possiamo fare? Questa sarà l'ultima cosa che faremo. Secondo me è giusto non dire niente dei primi due, perché io non so come andrà a quella parte, va bene. A finire. Oh, ok, ora va bene. Comunque possiamo dire che nei primi due, insomma, forse l'abbiamo detto in realtà chi è Kratos, vero? Non mi parlo. Beh, questo lo possiamo dire, tanto non è né un segreto di Fatima né altro. È il figlio di... era il figlio di Zeus, giusto? Sì. Il figlio di Zeus, cioè, quindi metà dio e metà mortale, praticamente, lui. Sì, perché Zeus, questo come sapete, ora però ragazzi tutti. Non mi ricordo tutta la storia di Kratos, perché sono stati no, anni però fa. L'unica cosa che però... sappiamo è che Zeus se la faceva con tutti. E va bene, ragazzuoli, scopriremo la prossima volta sbloccando dove questa porta a cosa serve. Sì, esattamente. E noi ci siamo, ci salutiamo qua con Atreus, che si guarda incerto su quello che dobbiamo fare. Si smocciola sul braccio. E noi ricordiamo ovviamente, che schifo, e noi ricordiamo ovviamente di seguirci sulla nostra pagina Instagram e sul nostro bellissimo canale di YouTube, di mettere tanti bei like. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di God of War. Ciao.